Ti sei svegliato la mattina con il piede sbagliato e hai deciso che è ora di rivoluzionare o conquistare il mondo? Vuoi creare una tua organizzazione semi-segreta, semi-clandestina e semi-illegale? Vuoi fare il fondoschiena del Captain America di turno a stelle e strisce? Vuoi creare la tua Spectre o la tua Idra personale senza spendere un centesimo? Allora, questo è il video che fa per te! Per prima cosa, se vogliamo arrivare al successo nell'ambito delle organizzazioni segrete da fumetto, ci serve un caso di studio tratto dal mondo reale. E per coincidenza, qualche giorno fa, in calce a un mio video, sono iniziati a comparire una valangata di messaggi di questo tipo qua. Sono tutti stereotipati, omologati, tutti quanti contengono un riferimento allo stesso logo che sembra una fusione mal riuscita fra Volkswagen e V for Vendetta. Tutti quanti contengono dei riferimenti normativi presi a caso dalla nostra Costituzione o dal codice di Norimberga, codice che nessuno conosce ma fa sempre molto cool citare. E infine, soprattutto, contengono tutti la chiamata all'azione per combattere contro le truppe nazisanitarie. Identificano un nemico e ti invitano a entrare in VV. VV, come Lulu, suona malissimo, ma non lasciarti ingannare dal nome. VV è un'organizzazione semiclandestina messa al bando su Facebook e perseguita anche dalla magistratura italiana. In particolare, 29 membri sono stati oggetto di perquisizione e sono anche indagati per associazione segreta, istigazione a delinquere, interruzione di pubblico servizio, associazione a delinquere finalizzata al danneggiamento e presumo anche danneggiamento. Lo so, sono imputazioni da rubagalline, ma non è che puoi iniziare rapendo i leader mondiali e minacciando di far esplodere testate nucleari a destra e a sinistra. Devi partire dal basso e con poche pretese. Se vuoi dominare il mondo, ti servono due cose. Primo, una tua agenda personale. Devi sapere quali sono i tuoi obiettivi reali, quelli che vuoi raggiungere veramente. E secondo, ti servono una marea di sgherri. Sgherri che sono disposti a fare qualunque cosa per la tua organizzazione. E naturalmente esistono tipi diversi di sgherri. La Spectre, per esempio, ha degli sgherri che sono in realtà mercenari e professionisti che vogliono essere pagati. E tu, naturalmente, questo tipo di sgherri non te li puoi permettere, non li vuoi neanche. Perché, come ripeto, la tua operazione deve essere a costo zero. Ti servono sgherri di altro tipo. Ci sono poi gli sgherri scienziati e tecnici. La IM, per esempio, Avanzate Idee Meccaniche, recluta soltanto scienziati over the top, ma anche questi sono mediamente molto più intelligenti di te e i laboratori costano e tu, ancora una volta, non te li puoi permettere. Ti serve invece qualcosa di più alla mano. Gli sgherri che credono nell'ideologia sono perfetti. Sono sgherri che mediamente hanno una cultura bassa, sono sgherri che mediamente pagano per poter partecipare al tuo grande progetto. E questa è la genialata. Puoi rastrellare manodopera a costo zero. Anzi, puoi fare in modo che la manodopera non solo lavori per te, ma ti finanzi pure. I proventi li potrai utilizzare per due o tre cosucce. In primo luogo li potrai usare per pagare i mercenari, gli scienziati e gli avvocati a cui ho accennato prima. Oppure li potrai mettere da parte per la tua ricchezza personale per farti un piano di pensione personalizzato. Non si sa mai quando lo 007 di turno piomberà nel tuo quartier generale e farà saltare i tuoi piani. In questo caso comprenderai che avere uno yacht e una villa offshore è sempre una cosa saggia e giusta. In ogni caso, come ho detto, senza sgherri, tirapiedi e adepti non vai da nessuna parte. La prima lezione che affrontiamo in questo video riguarda proprio il reclutamento di questa gente qui. Prendiamo l'organizzazione Vivi, per esempio. Per reclutare adepti, sgherri e tirapiedi tende a raccontare una storia che possa fare presa nelle menti delle persone.
saccheggiando peraltro a piene mani stereotipi dalla cultura popolare. Da una parte, infatti, c'è un plagio evidente di V for Vendetta che farebbe rigirare Alan Moore nella tomba se fosse morto, ma dato che è vivo non è da escludere che faccia causa per rivendicare il copyright. E dall'altra parte c'è naturalmente una citazione alla Volkswagen, la quale, ironia della sorte, è stata fondata proprio nel periodo della Germania nazista, da nazisti. E la cosa è divertente perché Vivi, dal materiale propagandistico, ti lascia intendere che i nazisti li sta combattendo, non supportando. E detto fra parentesi, i nazisti che combatte Vivi non si sono rifugiati sulla Luna, come tutti sappiamo, ma in realtà sono fra di noi e indossano camici bianchi. O comandano i governi e in ogni caso servono il nuovo ordine mondiale. E nel primo video di reclutamento si vede la maschera di Guy Fawkes animata in 3D che parla, mentre sullo sfondo abbiamo uno scenario alla Matrix. In questo modo, da una parte ti garantisci l'anonimato, tra l'altro anche la voce nel video è contraffatta, e dall'altro inizi a convincere il potenziale adepto slash tirapiedi che si trova in una realtà virtuale diversa dal mondo che ha sempre conosciuto. In questo modo, sempre con voce contraffatta, puoi iniziare a raccontargli una storia che lo convincerà di essere un eroe che combatte contro i cattivi di turno. A questo proposito, prendiamo spunto dal materiale che usa Vivi. Ciao a tutti, in questo e nel prossimo audio cercheremo di spiegarvi due concetti importantissimi. Uno riguarda come ragione prendere decisioni in sistema, e uno invece riguarda come il sistema agisce e si aspetta che noi agiamo, e come invece Vivi intenderà agire. In pratica anticipi al tuo potenziale adepto che il mondo è brutto e cattivo, ma che lui sarà libero di eseguire i tuoi ordini. Per capirci meglio, durante questi audio utilizzeremo determinati termini. Il termine reazione lo useremo per rappresentare ciò che fa il sistema. Invece il termine controreazione lo useremo per rappresentare l'azione di coloro che vogliono contrastare il sistema. È importantissimo convincere l'adepto che tu ne sai più di lui. Inventati termini ad minchiam come reazione e controreazione, invece di usare delle banali azioni e reazioni. Prima di tutto sappiate che servono le intelligenze artificiali, chiamate IA, per gestire con successo un'operazione di proporzioni mai viste, come questa che sta avvenendo, comandata da Nazi, Bill Gates e soci. Ovviamente la tua organizzazione deve avere dei nemici, scegline tre. Bill Gates, i nazisti e le intelligenze artificiali vanno benissimo. Ovviamente le operazioni sul territorio e in rete vengono effettuate per lo più da uomini, ma le decisioni su come e quando agire vengono prese in base al calcolo e le scelte suggerite dalle IA, dalle intelligenze artificiali. Racconta ai tuoi adepti che il venerdì sera Skynet, Visione, la Regina Rossa e HAL 2000 si incontrano per giocare a poker e dominare il mondo. Nonostante tutto questo fosse in preparazione da decine e decine di anni, hanno dovuto aspettare prima di agire, aspettare che le IA fossero sufficientemente avanzate e cariche di dati, che il 5G fosse pronto all'installazione, che il software e telecamere a riconoscimento facciale e comportamentale fossero pronti, e così anche che la nanotecnologia fosse progredita al punto da poter creare un microchip impiantabile e in grado di comunicare con il 5G. Mi raccomando, fantascienza e leggende metropolitane sono le tue migliori amiche, non devi dare spiegazioni, devi solo impostare la storia giusta. Che ci siano le IA dietro a tutto ciò è evidente e ovvio, dato il numero elevatissimo di variabili e di calcoli necessari per portare avanti un piano di queste dimensioni. Se fossero gli uomini a decidere cosa fare, avremmo come risultato un andamento delle operazioni di imposizione della dittatura nazi-sanitaria molto più diretto e lineare, o di tipo geometrico. Inserisci sempre un grafico a caso quando spieghi le tue ragioni. In questo modo il potenziale adepto penserà di capirci qualcosa, ma soprattutto penserà che tu sei esperto in quella materia lì. Non avremmo questo andamento sinusoidale, cioè ondulatorio e irregolare, come hanno i fenomeni naturali o quelli che si vogliono far percepire come tali. Basta ricordare l'andamento delle azioni naziste sugli ebrei nella Germania degli anni 30-40 del XX secolo. Quel tipo di progressione oggi sarebbe ingestibile su uno scacchiere così ampio.
e in democrazie culturalmente consolidate. Convinci il tuo potenziale adepto che la situazione attuale è estremamente complessa e che tu devi prendere delle decisioni per lui. Il sistema guidato dalle IA crea addirittura apposta dei movimenti di controreazione a se stesso per poter controllare il dissenso e gestire la situazione. Dato che esistono tantissime organizzazioni come la tua, devi iniziare a convincere l'adepto che la tua non solo è migliore delle altre, ma è l'unica che può effettivamente rovesciare il sistema. Racconta, per esempio, che tutte le altre organizzazioni sono controllate da intelligenze artificiali. Loro credono di combattere contro il sistema, ma in realtà lo appoggiano. Questo che vi stiamo spiegando è un dettaglio fondamentale. L'IA portano avanti questo piano criminale per arrivare a porre le fondamenta per il controllo totale entro il 2030. Ricordati di mettere la giusta fretta al tuo adepto. La data per la fine del mondo deve essere fissata abbastanza in avanti da permetterti di avere uno spazio di manovra e realizzare la tua agenda occulta e non così vicina da far scadere l'ultimatum prima che l'adepto si iscriva alla tua organizzazione o che svolga il lavoro sporco che tu hai intenzione di delegargli. E una delle tecniche di mimetizzazione è dire chiaramente quello che vogliono fare in modo spudoratamente normale, così da renderlo normale, perché la gente rincoglionita che se lo sente dire in quel modo, a quel punto lo ritiene normale. Naturalmente fai sentire speciale il tuo adepto sgherro fin dal primo istante. Spiegagli che il resto della gente è così stupida da non capire i piani del potere neanche quando il potere glieli spiega parola per parola. Nonostante la maggioranza sia per lo più istituzionalizzata e lobotomizzata ad un livello congenito, l'andamento di questa operazione deve far sì di mantenerla in quello stato e non può rischiare di risvegliarne troppe. Andare oltre una certa soglia di pressione, tanto più se costante su tutta la popolazione, rischierebbe di far fallire tutto il piano. La pressione, quanto più è alta, quanto più necessita di avere il supporto di alcuni elementi chiari, preparati con una certa cura. E queste sono giustificazioni semplicistiche, ma di fatto non facilmente comprensibili, paura e terrore dai media e dai dati scienziati, e poi velocità di esecuzione. Vanno dritti per dritti, insomma, con azioni dette a strappo, che descriveremo poi tra poco. Ma se ad un certo punto vengono a mancare alcuni di questi fattori, o si indeboliscono, cioè vengono a mancare giustificazioni, o viene a mancare la paura, ecco che si devono fermare e regolare, altrimenti metterebbero in luce le loro vere intenzioni. Ed è per questo che esistono le intelligenze artificiali. Queste si preoccupano di calcolare e monitorare la curva del consenso o curva di pressione che dicevo. Spiega al tuo potenziale adepto che il piano per la conquista del mondo da parte del potere è quasi perfetto, ma ha una falla che tu e soltanto tu sai come sfruttare per rovesciarlo. Ecco quindi che le IA devono prendere decisioni che per forza di cose creino un andamento ondulatorio, così da non creare terremoti pericolosi nella consapevolezza della maggioranza dell'opinione Un andamento ondulatorio. La Lamorgese è una di loro. pubblica. Le IA effettuano quindi tutti i calcoli necessari per scegliere cosa fare a diversi livelli e nella giusta successione. Quindi, a seconda di come noi agiamo, le IA regolano le loro azioni per mantenere la curva del consenso entro determinati binari. I livelli di pressione sono in costante rialzo, però, spesso impercettibile e nascosto ai più proprio grazie all'effetto ondulatorio. Questa è l'azione a yo-yo che servono a prepararci psicologicamente a quello che accadrà. E queste vengono eseguite quando e come le IA indicano di farlo. Dovete capire che il pezzo di ferro, il pezzo da lavorare, bisogna metterlo a scaldare prima di prenderlo a mazzate per dargli la forma che si vuole. E loro con la tecnica yo-yo fanno questo. Tutto è realizzato per mantenere la curva del consenso a livello giusto. E tale curva la mantieni anche creando molta confusione di opinioni e di azioni. Ecco perché censurano solo in un modo mirato e non in modo indiscriminato. Comunica al tuo adepto che la tua organizzazione è bersagliata dal potere.
Perché in questo modo lui ti darà ancora più supporto e si convincerà che la tua organizzazione, a differenza delle altre che non vengono censurate, è speciale. Questo è il loro scopo: massima pressione e minima controreazione. E con minima controreazione basta avere una controreazione prevedibile e scontata. È un continuo su e giù che stressa, ti stanca, ma permette a loro di agire instaurando questa dittatura senza creare scossoni nella curva del consenso, senza risvegliare i dormienti e i lobotomizzati. IA sono pronte a gestire manifestazioni violente di piazza, anche numerose. Anzi, loro vogliono che gli scontri nascano dalle persone incazzate, così da poter applicare altre azioni a strappo. Giustificazione, paura, azione. Queste azioni a strappo che tengono per ora di riserva e che un domani si potranno esprimere come l'istituzione di disposizioni più repressive, magari come leggi marziali, come il fuoco. Ricordati di prospettare almeno una volta nel discorso il richiamo alla possibilità che venga applicata la legge marziale. La legge marziale funziona sempre con gli sgherri attirati da un'ideologia apparentemente libertaria. E se notate, stanno facendo di tutto per creare provocazioni e divisioni. Questo andamento ondulatorio, irregolare e apparentemente disordinato confonde e al contempo rassicura le menti più deboli, perché non vedono alcuna regia dietro a tutto ciò. Per menti deboli intendiamo i lobotomizzati di livello medio-basso e quelli indecisi di livello alto-medio. È importante ripetere e precisare che la popolazione non ha capito un accidente, mentre invece tu e la tua organizzazione siete gli unici che hanno capito tutto. La categoria più importante, invece, è quella di coloro che capiscono, per cui non sono indecisi e vorrebbero controreagire, perché sanno che è necessario, ma hanno paura e o non sanno come fare. Questa è la categoria che può più di tutti condizionare la curva e dovremmo ricordarci questo particolare. Le manifestazioni fatte da gruppi già conosciuti valgono zero, come ad esempio quelle di Genere Arancione. Le IA non si preoccupano nemmeno di boicottarlo e impedirle. Per loro valgono zero, non hanno alcuna rilevanza, non disturbano minimamente la curva. Questo le lasciano fare. Ricordati di ribadire che quando il potere ti permette di manifestare, lo fa perché sostanzialmente non cambia nulla, ma in quei posti e in quelle manifestazioni inutili ci possono essere altri potenziali sgherri come quello che stai reclutando, e quindi puoi far credere al tuo potenziale sgherro che potrà portare altri sgherri come lui, pronti tutti quanti a realizzare il tuo grande piano rivoluzionario. L'IA ha il bisogno matematico-logico di riportare tutto entro binari prevedibili, per cui compiono reazioni e azioni per far sì che le controreazioni si rimettano entro binari prevedibili, perché tutti devono muoversi all'interno di percorsi prestabiliti. E così le IA creano quello che è il concetto di scacchiera. Il fattore economico è sempre una leva molto distraente rispetto alla perdita dei diritti. Se stai morendo di fame o quasi, accetti la perdita dei tuoi diritti per poter di nuovo sfamarti. Ecco perché fanno di tutto per metterci nella merda a livello economico. Se puoi, inserisci sempre un riferimento ai poteri forti che possono far perdere all'adepto tutto quel poco che ha. Instillagli, insomma, il sospetto che se non parteciperà alla tua operazione, la tua operazione non avrà successo, lui, i suoi figli e i suoi eredi saranno sul lastrico. Per sempre. Cattive scelte economiche del governo non sono errori, ma sono leve, sono strumenti per l'instaurazione del nuovo ordine mondiale. Quando saremo nella merda economicamente parlando, accetteremo con molta più sottomissione qualsiasi forzatura che violi i nostri diritti. Per cui, se cedete al ricatto o assumi quello che diciamo noi o rimani povero, state subendo una fregatura ancora più grossa nel lungo termine, perché non smetterai di essere povero se non per un breve istante, mentre invece avrai perso la cosa più preziosa, i tuoi diritti, che sono l'unica cosa che veramente ti potrà permettere di smettere di essere povero. Dato che normalmente non pagherai i tuoi sgherri, ma loro lavoreranno gratis per te e per la causa, ricordagli che i diritti sono importanti.
Anzi, digli apertamente che se hanno i diritti sono ricchi a prescindere. Comandano i vari manipolatori che sono infiltrati ovunque in ogni stato di agire con estrema determinazione per risolvere gli ostacoli che incontrano. Li fanno corrompere, minacciare e soprattutto lavorano condizionando mentalmente tutti gli individui chiave a tutti i livelli, promettendo ad esempio loro un biglietto per l'ARC. Se l'adepto sta ancora ascoltando il tuo messaggio dopo 15 minuti, significa che gli puoi raccontare qualsiasi cosa e lui ci crederà. Dagli una spiegazione così proprio sorteggiata a caso sul motivo per cui c'è questo complottone globale che dovrebbe riguardare tutti i politici, tutti i giudici, tutti i medici e tutti gli scienziati. Raccontagli che c'è una catastrofe imminente, per esempio, e che questi giudici, politici e scienziati potranno usufruire di un biglietto per la famosa Arca. L'Arca è un richiamo al film 2012, ma può abbinarsi bene anche con i Transformers e, perché no, con qualcosa di più classico. Fanno la stessa cosa online, con mille gruppi diversi che dicono alla gente di reagire, ma poi non dicono come, oppure suggeriscono solo cazzate. E oltre a questi abbiamo i troll online, i dissuasori, i provocatori, gli osservatori e tante altre figure tecniche di azione e reazione. Le IA le creano o comandano di crearle apposta a seconda del tipo di effetto che vogliono creare. Per condizionare la curva del consenso. Ricordatevi di spiegare all'adepto che le informazioni devono arrivare soltanto da voi, perché tutte le altre sono sotto il controllo del sistema. Il canale dell'avvocato Catania, per esempio, è sicuramente sotto il controllo di un'intelligenza artificiale. Ciao, Kit! Il boicottaggio della CUNY all'IDR 2020 con la strozzata del satanismo è una semplice operazione di questo tipo e le persone che ci hanno creduto dovrebbero riflettere. Perché nessuno che operi con quel tipo di scopo si farebbe scoprire così palesemente e ingenuamente prima ancora di nascere, ti pare? Ricordatevi di spiegare all'adepto che le informazioni devono arrivare soltanto da voi, perché tutte le altre sono sotto il controllo del sistema. Il canale dell'avvocato Catania, per esempio, è sicuramente sotto il controllo di un'intelligenza artificiale. Ciao, Kit! Quando volete vedere qualcuno che si muove stando dalla parte della barricata del maestro degli inganni, basta che vediate le interviste patinate di Nazi Bill Gates con la moglie e potrete vedere le sue risatine su argomenti su cui non c'è nulla da ridere. Quello è il modo di presentarsi del maestro degli inganni, in evidenza e nascosto al contempo. Non riescono a capire che sta parlando di genocidio. Tutto viene usato dalle IA per mantenere la curva del consenso entro le soglie dell'efficienza. Quindi, per agire sulla curva e condizionare le scelte delle IA, è necessario creare una controreazione fortissima nei numeri, ma fuori dagli schemi, e che quindi l'IA non riesca a identificare e misurare. Spiega al tuo adepto che per battere l'intelligenza artificiale dovrà fare un mucchio di cose illogiche e controintuitive, e questo lo predisporrà a fare certe cose che normalmente non farebbe. In questo modo non sarebbe più in grado di dare indicazioni, inizierebbero ad agire su base probabilistica e non più con l'efficienza che riescono ad applicare adesso. A quel punto, dopo un tempo sufficientemente lungo, il fulcro delle decisioni passerebbe di nuovo dall'IA agli uomini e questi sono quelli che commettono errori. Inoltre, questo sarebbe solo uno degli effetti che tale azione genererebbe. Ce ne sono degli altri, ma che naturalmente non vi possiamo dire. Lascia intendere al tuo adepto che c'è molto di più di quanto gli hai appena riferito. In questo modo lui resterà all'interno della tua organizzazione per salire di livello e potrai manipolarlo con tutta calma per fargli fare tutto quello che vuoi. Però si può ottenere solo se si agisce come vi sta insegnando Didi. Ah, alcune volte i candidati sgherri sono un po' tonti, devi ricordargli continuamente che dovranno seguire le tue indicazioni e soltanto le tue. Quindi è ora che facciate la vostra scelta, ed è per questo che è fondamentale che chi vuole lottare metta il simbolo e aiuti a cercare altri che vogliono fare la stessa cosa, perché raggiungere un certo numero è fondamentale.
Se non raggiungiamo un certo numero per le IA, non siamo altro che un fenomeno all'interno di quelli gestibili o prevedibili. E per raggiungere tale numero dobbiamo divulgare i principi semplici e lampanti che Vivi vi spiega continuamente. E una volta messo il simbolo, dovete prepararvi a mettere a disposizione il vostro tempo e le vostre energie per farvi coordinare e guidare. Quindi dovete anche insegnare agli altri. Chiarite subito all'adepto che le guerre non si vincono da sole, che pertanto l'adepto dovrà rimboccarsi le maniche e reclutare altri adepti e combattere per voi. Creare azioni efficaci e fuori dagli schemi previsionali dell'IA, perché questo è quello che noi andremo ad attuare. Mettete il simbolo di Vivi nei vostri account. Lottate con Vivi, lottate con i Vivi. E infine, cosa importantissima, ricordate all'adepto che deve uniformarsi a tutti gli altri sgherri. Non è che voi potete ricordarvi come si chiamano uno per uno. Sono una massa indistinta che servono a raggiungere i vostri scopi. Quindi anche loro devono avere tutti lo stesso stemmino, lo stesso avatar, magari anche gli stessi indumenti. Insomma, i fumetti li leggete anche voi, no? Se trovate questo video interessante, nei prossimi giorni vi spiego come si schierano gli adepti sul campo, come si gestisce un'organizzazione semiclandestina, anche per operazioni non del tutto trasparenti, e soprattutto come finalmente potreste raggiungere il potere battendo lo 007 di turno. Se la cosa è di vostro interesse, fatemelo sapere qui sotto. Grazie e a presto.